Ben ritrovati ragazzi, qui su Rome Total War con Cartagine. No, aspetta, ho sbagliato. Ma questo è un altro gioco! Sesto episodio della nostra saga spagnola in Europa Universalis 4. Dunque, siamo vicini alla guerra contro il Marocco. Modalità Minions attivata. Muahahahaha. Dobbiamo stare attenti però al disastro che avverrà sicuramente nel giro di circa 6 anni, ovvero la guerra civile, per colpa di questo incompetente di Enrico IV di Transilvania. Dunque, gli alleati del Marocco sono esattamente quelli della guerra scorsa. Guardate quanti claim stanno facendo questi piccoli popoli del sud. Ok, la tregua finisce a maggio, quindi fra pochissimo. Allora, ho deciso che la tecnologia non la faccio adesso, perché ci teniamo i punti per fare subito le idee e assorbire Navarra. Però Navarra non la assorbiremo subito, uno perché saremo in guerra, due perché spero faccia dei claim su qualcuno, così almeno da poter ridare qualche territorio. Se poi magari non abbiamo la forza per farlo, questo è un altro paio di maniche. Allora, io direi di stare qua, aspettare che loro invadano Garb, per poi attaccarli sulla pianura. L'unica cosa che non ho controllato prima è noi chiamiamo di sicuro dentro il Portogallo che dovrebbe accettare. Il Portogallo vuole Tangeri, quindi noi dobbiamo occupare Tangeri. Questa è l'unica nostra preoccupazione. Non so se è la missione di conquistare Tangeri, appunto. Quindi possiamo addirittura anche metterci qua e andare direttamente su Tangeri, che è un territorio costiero. Ok. Bene, con i nostri diplomatici, cosa possiamo fare? Aumentiamo le relazioni col Portogallo, che per adesso siamo grandi alleati. Poi, quando ci sarà da spartirci l'America, probabilmente uno dei due perirà. E spero che non saremo noi. Mentre l'Inghilterra, vedo che oltre al fatto di essere rivali, non è che ci odia più di tanto. Mentre con la Francia, oltre che il fatto che eravamo in guerra, siamo anche alleati di un rivale. Quindi, puntiamo un pochino più sull'Inghilterra. Almeno da non farli entrare in una futura coalizione se dovessimo fare una guerra con qualche nazione europea. Aumentiamo anche le relazioni con Savoia solo dopo che avremo dichiarato guerra al Marocco. Allora aspettiamo fine maggio, quindi a giugno dichiarano guerra. Matrimonio con Navarra ci sta, va bene, anche perché se prima o poi voglio annettere dobbiamo aumentare un attimo. Cavolo, perdi stabilità. Allora è finita la tregua con Marocco e anche con Marb. Allora perdi stabilità e perdi ducati perdiamo soldi per 10 anni. Fa schifo tutto. Però a noi ci servono assolutamente i punti amministrativi per arrivare a fare la tecnologia 5 e già ne spenderemo in questa guerra per controllare i territori. Quindi lasciamo pure gli Smurgel. Dopo mi guardo cosa vuol dire, non lo so. Ok, è tutto troppo costoso. Ah, giusto. Sì, assolutamente questo. Quindi nuova tecnologia militare e passiamo a delle truppe un pochino più equilibrate, direi. Allora, quelle che abbiamo adesso cosa fanno? Quelle che abbiamo adesso hanno 1-1. Quindi aumentiamo semplicemente di un puntino, non è che sia molto. Uomini alle armi è molto più difensivo, ora siamo per fare una guerra aggressiva perché abbiamo molte più truppe di loro, quindi saremo quasi sempre in attacco. Quindi facciamo la Gallofish Infantry. Aspettiamo, avrei dovuto farlo qualche mese fa. In realtà non molto, no, non potevo farlo prima perché appunto ci siamo appena arrivati. Ragazzi, ma fa proprio schifo questo monarca, abbiamo un aumento di 3. Beh. Le navi qua sono quasi di tutto riparate. Perché torna dall'Inghilterra. Allora, tanto dobbiamo aspettare ancora un paio di mesi. Aumentiamo le relazioni con Savoia. Stiamo attenti al fatto che il Portogallo non dichiari lui guerra per primo, nel caso dichiariamo una guerra separata. Volevo controllare quante truppe al Marocco le ho viste, quante navi ha al Marocco, non ancora. Marocco. 9 navi, di cui una pesante, due leggere. E sono da qualche parte. Non le vedo però attualmente. Comunque spostiamo le navi già qui e portiamo lui a Ceuta. Ceuta ci sono le colline. Ok, le truppe sembrano essersi completamente ristabilite, quindi diminuiamo la velocità a 2 e dichiariamo guerra al Marocco. Chiamiamo il Portogallo dentro. Mazeb, perché non possiamo farlo più belligerante? Chissà perché. Allora, su Aba, Aha, Advir o Ifni? Io farei Abda perché è quella più vicina. Ok, dichiara guerra.
siamo in guerra col Marocco. Come va qui? Già al 12%, aia. Ragazzi, questo invece non sale. Allora, qua ci sono le navi marocchine. A noi interessa tenere semplicemente... Ci sono due delle 9 navi marocchine che continuo a non vedere. A noi interessa tenere semplicemente questa posizione. Allora, se attaccassero Ceuta non ci interesserebbe molto. Però portiamo queste truppe qua, in modo che magari arrivano a Garba, che è pianura. C'ha i fiumi praticamente da tutte le direzioni. Anche da Tangeri, sì. Però... Sì, esattamente quello che pensavo. La missione è fallita, però almeno così non dobbiamo rifarla. Fermi tutti. Continua la riconquista. Diventa il proprio controller, aumenta le relazioni. Continua la riconquista. Questa qua è assolutamente da fare. Dobbiamo prendere Tangi, Mirilla e Orion. Oran. Quindi tutte e tre, anche quella. Però possiamo prenderle direttamente in questa guerra. E il risultato è morale delle armi, manpower, recovery, speed. Quindi molto... Ah, pensavo meglio, però almeno ci dà dei claim gratis. Questa va più a fortuna, quindi facciamo continua la riconquista. Dovremo avere dei claim esattamente anche su questi territori. Fantastico. Allora, Papa. Siamo sempre lì. 6 addirittura. Ma sei uno schifoso. Ok, quindi Tangeri e Melilla. Punterei su questi due. Melilla, non ci sono le montagne neanche lì. Ecco, fermi tutti. Vediamo un attimo i movimenti delle truppe. Loro arrivano il 2 dicembre. Ecco, quando noi siamo quasi a metà. Fermi, loro sono bloccati. Non ancora. Ci fermiamo qui. Le truppe non sono, si stanno ancora muovendo. Quindi tu vai a Tangeri. Vediamo se loro tornano indietro. Sì. Allora tu muoviti verso Ceuta. Vediamo se questo provoca movimento da parte loro. Comunque loro hanno tecnologia militare ancora bassa, quindi potremmo tentare un attacco in montagna. Però tenderei a non fare queste cose. Ok, loro arrivano a Ceuta il 28, noi ci arriviamo il 26. Ah, cavolo, non cambia idea. Torno indietro. Intanto qua continuiamo la sette di Tangeri. Allora, Tangeri servono. Servono 6.000 truppe, quindi... Seleziona l'armata, prendiamo anche quest'altro cavallo e lo mettiamo qua. Quando arriva Duccala, lo attacchiamo. Marocco, 8 uomini non bastano. Ok, a Duccala. Vai a Melilla. Su, ragazzi. Fate dei tiri un po' buoni. 7. Dai, facciamoli fuori. Dai. No, penso che scapperanno. Abbiamo perso sempre così tanti uomini, incredibile. 533, tra un po' possiamo fare questa e iniziare con le idee. Abbiamo perso praticamente lo stesso numero di uomini loro. Però ora possiamo andare a Marrakesh. Qua lasciare giusto un omino. E spostarci a Fez. Qua pigliamo... E noi andiamo a Fez, così dovremmo avere due forti sotto assedio. Anzi, non ne serve uno, quindi tu fai così. E vai a Marrakesh anche te. No. Ah, che cavolo, tu vai a Marrakesh. Ok. Il Portogallo non sta facendo molto in questa guerra. Potrebbe bloccare, per esempio, Melilla. Allora, 1-6. Allora, adesso andiamo là davanti, perché fra poco cade, e poi torniamo qua. Quando dovrei bastare fare così, no, sono così, poi rimandiamo indietro. Appena cade Melilla, le navi dovrebbero uscire, dovremmo riuscire appunto a farle fuori. Poi va bene così. Relazioni. In Portogallo siamo a 200. La Francia possiamo aumentarla di un bel po', e quindi approfittiamone subito. Aumentiamo le relazioni col Papa fra 3 giorni. E poi aumentiamo le relazioni anche con l'Austria. Ecco qua. Qua stiamo portando una battaglia. Ci sono anche delle navi. Sono tutte nostre? Ah, Urkat. Non avevo visto lì, c'è la possibilità di perdere gli uomini. Per fortuna non è accaduto. Vediamo qua come va. Che mettiamo un po' la nostra. Tanto qua, granata. Come vanno dentro? 0,67. Abbiamo ancora i forti bloccati. Tra un po' possiamo pagare il primo run. Ok, torna a bloccare Tangeri. E poi ci dedichiamo qua alla costa. Dunque, a livello di forti, fatti fuori questi tre, che stiamo assediando tutti, dovremmo essere in grado di conquistare tutto il resto. A questo punto penso che prenderò Adda, Melilla e Tangeri. A livello di truppe... Ah, non è entrato proprio in guerra Mazed?
quelle marocchine non sono ancora in vista. Ceuta la sta andando là, quindi torna a difendere Melilla che arriva prima. Il 30 e il 5, arriviamo prima noi. Però in difesa non abbiamo nessun tipo di... come si fa a vedere? Non mi ricordo più, come si fa a vedere? Cioè bisogna andare per forza qua. Non abbiamo niente, quindi... stai qua. Ah no, sta assediando Ceuta, quindi va benissimo così. Ok, andiamo un attimo le truppe. Possiamo magari aumentare la velocità a 3. Tanto anche il numero massimo di truppe del Marocco che saranno nascoste qua. Ecco, vediamo il Portogallo che magari le fa fuori direttamente lui. Vediamo se loro vanno a Sus o vanno verso Haha. Hanno preso Garb. Garb! Possiamo aumentare un po' la velocità. Savoia e il Papa Controller. Cavolo! Tutti tranne noi. Va bene, continuiamo a aumentare le relazioni col Papa, che male non fa, e lasciamo tutto il resto così. Ok, vediamo un po' se possiamo aumentare la tecnologia, quanto manca? Pochissimo, forse il prossimo mese possiamo già farlo. Allora, la Francia riceve addirittura da Savoia, chissà quanti soldi fa. Aumentiamo le relazioni con Burgundy, che non è uscito troppo disastrato dalla guerra con la Francia, sinceramente. E ancora tutti i tuoi... no, 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 altro che, ha perso le Flandre e Bragnat, mi sembra che fossero anche loro sotto l'unione personale. Ecco qua, mi sono distratto un secondo e guardate che cavolo è successo. Allora, le armi lascerei 1, 2, lì, giusto per poter difendere. Passerei così. Anche qua il forte è da 6, quindi mi bastano davvero pochissime. 1, 2, 3, 4, 5 e un cavallo. No, fa niente. Vai anche tu. È stato stupido lasciargli tutte quelle truppe, accidenti. Però adesso dovremmo vincere noi Tangeri. Più che altro abbiamo perso pure il progresso sull'assedio. Ok, però almeno abbiamo eliminato tutte le sue truppe. Ritorniamo a velocità 4. Ora davvero la possiamo tenere lì così, perché tanto non ci sono più nemici praticamente. Rimandiamo queste truppe a Fez. Ok, adesso quanta gente c'è a Fez? Ci sono anche le armate portoghesi? Sì. Quindi noi quanto stiamo subendo da Trixion? Troppo. Qua anche se la sedia passa sotto i portoghesi non ci interessa assolutamente niente, perché ce lo ridanno tutto. Quindi pigliamo Garb e poi ci fermiamo lì così. E anche voi tornate. Ah no, dobbiamo aspettare di prendere Marrakesh e poi possiamo tornare nei nostri territori. Brandeburgo, alleanza. Ok. Bene, ma difensivo. Mettiamo le relazioni un po' con Genova. Novgorod, come va? È ancora in vita, però Mosca gli ha mangiato un bel pezzo. Ah, ok, la sedia di Tangeri è stato completato. Ora, appena cade Fez, dovremo riuscire a completare tutto. Bene, mandiamo le navi a bloccare questi porti. Qua si stanno riprendendo, andiamo a Ifni. Mandiamo... tieni. Allora, mandiamo due di loro a Marrakesh e il resto con la Ifni. Manpower siamo sotto, ma non troppo. Tenderei a cercare di far fare tutto il lavoro al Portogallo. Adesso dovrebbe girarci Fez perché non ha nessun claim. Accetta la domanda, perdi prestigio. Marocco si è ripreso Sus, va bene. Adesso noi ci ripigliamo Sus. Anzi no, punta AH. È morto lui, vediamo se abbiamo i soldi per riprendercene uno. Allora, Land Force Limit, non abbiamo senza soldi. Disciplina, che è molto forte. Ok, mettiamo la tech amministrativa, accettiamo le prime idee e iniziamo subito con le idee espansionistiche, esplorative, scusate. Facciamo subito la prima idea. Quanto manca per fare la seconda? Pochissimo, quindi tra poco possiamo fare subito i primi esploratori. Non abbiamo neanche la zona di guerra, eppure... no, vai lì. Non abbiamo neanche l'obiettivo di guerra, eppure siamo già a un livello altissimo. Vediamo Haha e dovrebbe essere sufficiente per fare tutto. Ricordiamoci che oltre che prendere i territori dobbiamo anche... cavolo, però questo qua piccolino non mi piace proprio. Prima si poteva fare più grande. Allora, li vogliamo umiliare, prendere i soldi e i soldi. Poi territori. Se me ne piglio uno, il Marocco è contento lo stesso. Quindi 1, 2, 3. Adesso tanto non abbiamo i punti per...
sistemare l'over extension. Se dovessimo prendere tutta la costa non basta, quindi io piglierei questi stati qua fino a Abba, ma in realtà Abba non è prettamente necessario, quindi possiamo anche proprio fregarcene e pigliamo solo la costa nord. Tanto per l'esplorazione va benissimo partire dalle Baleari. Poi, altre cose che possiamo fare? Non ce ne sono. Qualsiasi cosa che aumenta il nostro prestigio, qualsiasi cosa che aumenta il prestigio che non costa punti amministrativi. Fez. Marrakesh. Ehi, me ne aumenta solo di uno. Allora, manderei una pace così. Non abbiamo preso Abba, ci teniamo questi claim per il futuro, però abbiamo completato parte della missione e non stiamo spendendo punti diplomatici. Quindi mandiamo, completiamo anche la seconda idea, fantastico. Adesso appena arriviamo a 50, possiamo completare, cioè addestrare il primo esploratore. Vediamo se è aumentato un po'. Questo è rimasto uguale. Abbiamo catturato una nave evidentemente. Una nave commerciale probabilmente abbiamo catturato, sì. Va bene lo stesso. Ok, fantastico, bene così. Allora, rimandiamo le truppe in pace. Te vai a Tangeri, voi venite qui, andate a Dukala, anzi andate fino a Garb, poi altre truppe fuori non dovrebbero esserci. Con 80 non possiamo fare niente, però perché costano entrambe 100. Aspettiamo che questa scenda, qua siamo al 45%, accidenti. Ma va bene lo stesso. Possiamo ripagare un loan? Sì, ripaga quello che costa di più. Ok. Ok. Bene, allora, a livello tecnologico siamo abbastanza in pari con le tecnologie militari e amministrative. Adesso dobbiamo puntare su quelle diplomatiche. Fra quanto possiamo cambiarti? Possiamo cambiarti subito. Quindi ti cambio subito. Perché almeno iniziamo a aumentare subito l'idea per quanto riguarda l'esplorazione. E poi possiamo reclutare prima un diplomatico. Allora, io direi su il forte di Tangeri lo possiamo togliere. Poi le navi appena arrivano le mettiamo in pausa. Comunque adesso dovremmo avere un controllo molto maggiore per quanto riguarda il nodo commerciale di Siviglia. 43-44, sì. Dobbiamo però eliminare tutta questa fetta verde. Verde è un bel colore, però in questo caso no, del Portogallo. Allora, il Papa ci adora ed è tutto al massimo. Possiamo aumentare le relazioni un po' con Napoli. Nel caso si dovesse rompere dovesse perdere, no, 34, è un po' inutile in questo momento. Allora, possiamo aumentare le relazioni con gli ottomani, i mamelucchi, Tunisia, Fezzan. Controlliamo sempre chi ci ama e chi ci odia. Ma la mappa è molto buona. La mappa è molto buona. Lavoriamo sulla Svizzera. Poi fabbrichiamo un claim su... Qua siamo arrivati a 54, fantastico. Fabbricherei un claim su Fez. Appena arriva il 15 ottobre. Fez. Ok. Allora, ora per completare la missione, ci serve conquistare anche Oran. Voi con chi siete alleati? Con un bel po' di gente. Con le tartarughe qua. Quante truppe avete? Mettiamo tutte le navi lì così. Queste truppe qua. Portogallo non è in guerra con nessuno. Allora, vediamo se far aumentare... Ecco, io volevo... Facciamo questo esperimento. Aumento l'autonomia in queste regioni per cercare di far spawnare immediatamente i ribelli. Sia qua che qua. Così non dovrebbero arrivare per i prossimi anni. E magari ci possiamo concentrare sui ribelli di Granada. Stiamo attenti che però appunto c'è una possibile guerra civile, anzi abbastanza certa guerra civile nel giro dei prossimi 5 anni, no, di meno, 2 anni e mezzo dovrebbe arrivare la guerra civile. Ok, allora facciamolo. No, ho fatto esattamente il contrario, sono un pistola. Facciamo così. Vabbè, almeno sappiamo che arriveranno a Tangeri, ok? Niente, direi di interrompere le registrazioni qui, ci vediamo nel prossimo episodio della saga spagnola. Se volete commentate a proposito delle prossime scelte tattiche, se dichiarare guerra subito a Tlemcen o aspettare di recuperare un po' di punti amministrativi, magari iniziare prima i due claim e poi attaccarli. Anche perché, no, non dovrebbero esserci interruzioni, perché questa è Berbera e questa è Mamelucca. Forse però essendo... non so se è il loro clima o no, quindi non so se interrompono il processo di core di Melilla.
Adesso nel prossimo episodio inizieremo con le esplorazioni, qua la pioggia è fortissima. E quindi vediamo se il Portogallo ha già fatto delle colonie. Penso di no. Ha già due idee esplorative pure lui, accidenti. E comunque vediamo chi arriva per primo a fare una colonia in Brasile e poi nei Caraibi, penso. Tra poco ci toccherà dichiarare una guerra anche loro. Facciamo giusto un'altra unità per aumentare le forze limite, così arrivare a 28. No, non abbiamo le power. Ok, niente. Fermiamo il video qui e mettete mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per vedere i prossimi episodi. Ciao!